Noia. Buon gioco di gambe qui per crearsi lo spazio. Poi in verticale da Girelli. Girelli in area. Girelli! 3-2 per la Juve, in inferiorità numerica contro ogni tipo di difficoltà. La firma di Cristiana Girelli per una squadra che è più forte di tutto. Il traversone di Cernoia che diventa un tiro e diventa il gol del vantaggio per la Juve. Valentina Cernoia con una traiettoria che ha sorpreso Cesar e che sblocca questa partita. La pennellata di Cernoia. Pallone per la numero 21 che porta palla all'inserimento di Nilden. Gran palla dentro per Nilden. Nilden in area e c'è il vantaggio della Juve sull'asse Caruso Nilden. Una splendida azione in ripartenza delle bianconere. Parisi, fatelo col sinistro, Caruso all'attacco, favorisce il recupero prima di Pedersen e poi di Grosso che va da Beanstein. Attenzione alla Juve che ha un po' di spazio con Beanstein che punta all'aria. Beanstein a tutta velocità, Beanstein calcia in porta! Inarrestabile, 14esimo minuto, 1-0 per la Juve ed è il 500esimo gol nella storia delle Juventus Women. Lo firma Beanstein che entra così nella storia del club. Un gol a tutta velocità, un gol che per lei ha un sapore particolare. Pallone forte sul primo palo, palla deviata, può diventare buona per Bonfantini che la mette all'incrocio dei pali di potenza, prendendosi anche qualche rischio ma affidandosi a tutta la sua qualità. 2-1, la Juve torna in partita con Bonfantini. Parte Girelli contro Corenciova. Girelli! Impeccabile! Arriva così l'ottantesimo gol con la maglia delle Juventus Women per Cristiana Girelli. E al settimo minuto, chirurgica, Cristiana Girelli. Beanstein in area, Beanstein, Beanstein, calcio in porta, Beanstein! Ha trovato un angolo che non c'era Beanstein per il gol del 3-2. La Juve è nuovamente avanti con un'invenzione di Beanstein. Allora Cantore dentro per Grosso, Grosso in area, Grosso sul sinistro, Grosso! Il vantaggio della Juve in ripartenza con il gol di Giulia Grosso che va a chiudere l'azione bianconera. Lisa Boattin, il tocco è per Gunnarsdottir, Bonfantini all'uno contro uno, inserimento alle sue spalle di Gunnarsdottir, servita adesso molto bene, il cross sul secondo palo in zona Girelli che approfitta della uscita imprecisa di Giuliani e mette in porta il pallone del 4-2. Grosso vede Caruso di prima per Girelli che vuole chiudere il triangolo, Caruso dentro per Cantore, occhio a Cantore! Il vantaggio della Juve con un'azione bellissima, tutta di prima. Il fraseggio, Grosso per Caruso, Girelli, Caruso poi dentro per Cantore. La sterzata poi con il sinistro va da Boattin che può guardare la porta, il sinistro di Boattin, eccola Lisa Boattin, c'è voluta lei per spezzare la resistenza del Parma, c'è voluta una sua straordinaria conclusione. Il pallone in mezzo, ancora Beanstein per la tripletta di Cristiana Girelli che la va a ringraziare perché questo è un assist favoloso. 3-0 al 40esimo. Grosso, Girelli, Bonetti sulle sue tracce, Girelli dentro da Bonansea, Bonansea in area, Bonansea! 1-0 per la Juve, il gol di Barbara Bonansea, il dribbling secco e poi il sinistro ad incrociare che non ha lasciato scampo questa volta Durante. Caruso in area verso Nilden! E c'è la doppietta di Amanda Nilden, ancora su assist di Caruso. Bonfantini in area, ancora Bonfantini, va sul fondo, prova a calciare, il pallone buono per Girelli che è appostata nel punto giusto e fa 2-0 al 34esimo. Pallone in mezzo verso Pedersen, ove allontana poi il destro di Caruso, Muraminami, Giulia Grosso! 2-1 per la Juve è in vantaggio, la deviazione di Girelli sul sinistro di Grosso. Vantaggio meritatissimo per le bianconere. Buon pallone qui per Nilden che va fino in fondo, il cross con il destro di Nilden per Bonansea! 2-0 Juve, torna al gol Barbara Bonansea. L'abbraccio di Rosucci, l'abbraccio di Salvai, compagne di mille battaglie. Cernoia va al cross sul secondo palo, il colpo di testa di Girelli! 1-0 per la Juve, al 21esimo minuto il colpo di testa di Cristiana Girelli, nono gol per lei in maglia bianconera contro il Sassuolo. Beanstein attaccata da Miasci, bella giocata qui di Beanstein che lascia sul posto l'avversaria, si invola verso la porta. Occhio a Beanstein, occhio a Beanstein, ancora una finta, prova a calciare Beanstein!
Che gol di Bierenstein, che ha seminato avversarie come Birilli e poi l'ha messa di potenza sotto l'incrocio dei pali. È arrivata Rosucci, più bello attacco con Nilden. Guarda l'area Nilden, il cross dentro per il colpo di testa di Cantore! Ed eccolo qui il gol del vantaggio della Juve al 57esimo minuto. Ma andiamo a vedere intanto questa azione con Grosso, che è andata da Boateng, che fa 4-0 subito al 47esimo, diagonale mortifero. Con le mani per la Juve, con Grosso che va subito forte da Gundarsdottir, il pallone in mezzo, il colpo di testa di Girelli, il pallone a Bonansea, poi fuori ancora da Boateng, che può guardare la porta, è lontana però sceglie il cross morbido verso Girelli, che fa da sponda, Gundarsdottir l'ha fatto la Juve, l'ha ribaltata nel recupero con Gundarsdottir. Qui invece si avventa bene Bierenstein, che raccoglie, c'è Caruso in mezzo, Bierenstein all'uno contro uno, Bierenstein finta alla conclusione, palla che diventa buona per Caruso! 2-0 per la Juve, ha accompagnato l'azione, ha fiutato il gol e poi è andata a concludere per il raddoppio. Su calcio d'angolo, sul inserimento di Boateng, qui Bierenstein in velocità, Bierenstein! 1-1, eccolo il pareggio della Juve. L'aveva sfiorato Gundarsdottir, l'ha trovato Bierenstein. Magnan guarda in mezzo dove c'è Cantore, anche Caruso. Allontana male il portiere, poi Cantore prova il pallonetto in porta. 4-0 per la Juve, la firma anche di Sofia Cantore con un tocco morbido. Cerca una bella imbucata per Caruso proprio, che da uno sguardo in mezzo va da Bierenstein! Pallone messo in mezzo perfettamente da Caruso e c'è lì al centro dell'area piccola Bierenstein, che non sbaglia e fa 5-0. In area di rigore Cantore scarica su Durian al limite, non può calciare, potrebbe farlo Caruso che controlla, calcia Caruso in porta! Sotto la traversa il gol di Arianna Caruso all'81esimo minuto. E va via Dulian, ancora Dulian, fa tutto da sola, Dulian, va in mezzo per Cantore, la palla è ancora lì, un po' di confusione, non si capisce adesso di chi sia il pallone, ci prova Bierenstein e trova il 6-0 con una carambola davvero incredibile. Bonansea in aria, Bonansea va sul destro, Bonansea passa, Bonansea, ancora Bonansea da terra! Che gol di Barbara Bonansea al 66esimo minuto, ci ha messo tutto quello che ha nel repertorio, questo è un gol alla Bonansea e la Juve raddoppia. Dulian che ha recuperato, va sul fondo e mette in mezzo, palla che resta lì per Zamanian che alla fine deposita in porta il pallone del 3-0, il tris lo firma Zamanian. Sul primo palo verso Girelli che rimette dentro dove c'è Grosso, il sinistro di Grosso, palla murata, sembra trimette sul destro di Grosso! Il 4-2, il poker della Juve, lo firma Giulia Grosso che si è sbloccata e adesso ci prende gusto e segna un gol importantissimo, il più pesante indubbiamente. 4-2 sull'azione insistita, alla fine la piazza con il destro Giulia Grosso all'80esimo minuto.